Eccoci allora, ovviamente, professor Dal Pao, signori sindaci, siamo in diretta, abbiamo moltissime telefonate, chiedo scusa a tutti, chiedo celerità di fare i ragionamenti, così cercheremo di accontentare i nostri telespettatori che hanno anche loro una priorità, visto che seguono questa nostra trasmissione. Donà, prego, volevo intervenire, le ho tolto la parola prima della pubblicità. Volevo intervenire perché questa sera, dopo aver superato 3 giorni di sconforto, di aver sentito le persone, avete sentito anche durante l'intervista il carattere delle nostre persone, no? che vogliono salvaguardare le loro case, coppie che hanno appena fatto 2 anni fa un mutuo, hanno speso 300.000 euro per fare un mutuo, oggi si trovano senza casa. Chi risponderà? Non lo so. Allora, il mio pensiero va al cittadino, non va tanto a tutte queste tecnologie, non sto studiando le tecnologie. Quindi io ho detto, devono saperlo, li avete citati voi, i politici, devono fare delle scelte precise a livello nazionale, non le stanno facendo da 8-9 mesi, non si rendono conto che la situazione è critica per le famiglie, per il lavoro, certo, per l'economia. Abbiamo creato dei marchingegni che si chiamano Tasi, Tares, cioè tutte quelle cose lì che aumentano ancora le spese. Io ho detto però, signori, teniamo presente, io ho scritto questa sera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta regionale del Veneto e al Presidente della provincia di Padova. E ho detto tutta una serie di ragionamenti che sono sul documento, dove ho detto è successo questo, andiamo. È stato fatto questo, non è stato fatto quell'altro, ma non si può andare avanti si così. Si aspetta una risposta positiva da questa lettera che hai inviato? Io credo che la Presidente della provincia è venuta anche ieri, e lo sappiamo, il Presidente Zaia ha chiesto un contributo di, credo... Dopo andiamo a sentirlo, ecco, lo sentiremo, lo dirà poi. Io, sentirmi dire che lo Stato non ha trovato i fondi, no, per le famiglie che hanno perso la casa e fra 3 giorni piove un'altra volta, non sanno dove andare... Cioè, credo che lo Stato non abbia la sensibilità per il territorio. Bisogna battersi. Non ho mai avuto. Cioè, a questo punto bisogna battersi contro queste cose, certo, perché ci sono tante cose. Non voglio parlare degli aerei o di quelle cose che abbiamo sentito, no. Sì. Ma non si può continuamente martellare di tasse, martellare... Certo. Cioè, bisogna tagliare le spese. Ma dove servono? Anche nel 2010 all'inizio hanno detto che non c'erano soldi, però bisogna battersi. Poi arrivano, chissà perché ha ragione poi l'Aventurini. Perché bisogna fare sistema tra sindaci, presidente di provincia, presidente della regione, bisogna fare sistema, e io sono per il detto latino, gutta cavat lapidem, cioè la goccia che scava la roccia, deve essere una cosa continua, costante, determinata e porti a casa. Telefonate, sentiamo, chiedo gentilmente ai nostri telespettatori di essere concisi, sentiamo che abbiamo in linea, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, salve, buonasera, Ernesto da Albignasego. Prego, Ernesto. Allora, guardi, io sono titolare di una ditta che a suo tempo ha fatto i lavori a Vezzano dopo l'alluvione che purtroppo c'è stato nel 2010. Purtroppo ho degli amici che sono anche miei clienti che abitano lì in zona, e a distanza di 4 anni la faccenda si è ripetuta. Sostanzialmente nel fiume che passa lì accanto non è stato fatto assolutamente nulla. Questo cosa sta a significare? Che praticamente al di là delle promesse che tutti quanti avevano fatto, i soldi sono sì arrivati per degli indennizi, ma quello che è stato la messa in sicurezza dei fiumi non è stata assolutamente fatta da nessuno. Solo interventi palliativi, dei rattoppi, e dov'è il problema che nasce? Di natura storica, perché bisognerebbe andare a vedere chi ha dato il permesso a suo tempo con i piani regolatori di costruire case in zone che sono golenari. Io ricordo a scuola, il mio professore di topografia mi ha sempre insegnato che vicino ai fiumi, in certe zone, non bisognerebbe costruire nulla, proprio per un principio di sicurezza che non deriva da studi geologici, ma deriva da un semplice buon senso. Tutto qui. Grazie Ernesto, sentiamo la seconda telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Allora, da Caselle. Non ho capito il nome, scusi. Greggio, da Flavio da Caselle. Signor Flavio da Caselle, se non è saltata la linea, è saltata la linea, credo. Chiedo alla regia se ne abbiamo delle altre subito, oppure se dobbiamo attendere. Se mi fate sentire. Eccolo qui, che abbiamo, pronto. Sono Greggio da Caselle. Sempre lei, prego, prego Flavio, prego. Allora, volevo dire una cosa. Innanzitutto non è vero, secondo me, che nel 2010 c'è stata meno acqua, perché quando sono andato a vedere
il bacchiglione era 10 centimetri dall'argine, stavolta ce n'era molta di più. Volevo dirle che noi a Caselle abbiamo una falda molto alta, perché d'estate a 3 metri noi peschiamo l'acqua. Allora, lunedì sera alle 10.30 c'erano tutti i campi allagati e le saracinesche, che di solito si aprono, come sono state aperte nel 2010, erano chiuse. Tengo a precisare che sono andato a vedere il Brentella, che ce l'ho a 50 metri da casa, e il Brentella era mezzo vuoto. Allora penso che abbia ragione tutta la gente che assieme a me stava mettendo sabbia nei sacchi, che abbiamo pagato un alto tributo alla città di Padova, perché la città di Padova poteva benissimo aprire le chiuse, farle andare un po' nel piovego, un po' nei canali, perché non è giusto sacrificare tutta la provincia per Padova. Questa era la convinzione della voce che girava. Veronese ha ragione, abbiamo ancora telefonato, ha ragione il nostro, lo ringrazio, il nostro telespettatore da Caselle, no, ha ragione o no? Pur non c'entrando niente con il discorso di... No, parlo tecnicamente per spiegare. Come valutazione che faccio, io abito a Caselle e questa volta e uno si domanda come mai è successa sta cosa, e anche i miei vicini mi dicono ma secondo me sicuramente le pompe non sono andate. Allora, le pompe che sono a Brentelli di sotto, che scaricano in Brentella, che raccolgono le acque non solo di Caselle, ma anche di Tencarola, ma anche di Sarmero di Rubano e più su ancora, perché il bacino è più ampio, sono indubbiamente sottodimensionate rispetto alle esigenze di un territorio che ha avuto una fortissima, perché siamo alle porte di Padova, quindi è molto urbanizzato. Di solito uno dice, con la stessa pioggia, perché non siamo andati sotto un'altra volta? Quello che dicevo prima, sembra una stupidaggine, ogni evento è lo stesso, è diverso. Quando piove in modo più prolungato, zona come quella lì è più in crisi. Perché? Perché tutti sanno che in fondo alla via Pelosa c'è una grande manufatto chiavica con paratoie che scarica in Brentella, e quello lì, se si trova già il Brentella pieno, significa che tutta l'acqua per essere espulsa non deve essere fatta, non c'è alternativa al sollevamento con le pompe che la buttino fuori. In realtà, se gran parte va via prima, dopo alla fine, le pompe di solito hanno solo la coda da sollevare. In questo caso ci si è risultati imbottigliati. Il fatto che il Brentella non fosse molto alto vuol dire fino a un certo punto, perché fino a che è più alto del canale si è sempre imbottigliati. Questo è successo, certo. Infatti, quando è stato possibile, mi pare alle 4 di notte, 4:20. A un certo punto hanno aperto e ora lì si è visto subito il beneficio. Sì. Ma adesso, questa è la cronistoria di quello che è capitato. In realtà, qual è il problema? Che non si può affidare al fatto che un quartiere interi di abitati, Caselle sono 6.000 abitanti, San Mero è nati 4-5.000, Tencarola. Non ci si può affidare, perché noi siamo sicuri se il Brentella è basso che scarichiamo. Cioè, questo vuol dire avere una spada di Damocle in testa che la volta dopo. Però solo per chiudere questo ragionamento che mi premeva rispetto a prima, siamo anche onesti. Che qual è stato il grosso problema? Che ci sono scantinati dappertutto. Perché i piani terreni delle strade più basse hanno avuto problemi, il resto sono stati scantinati. Ed è quello che si diceva prima, si costruisce senza pensare all'acqua. E io lo dico in altri termini, la schizofrenia che c'è fra gli architetti dell'urbanistica e chi fa sistemazione idraulica. Se sulla norma urbanistica scrivo sottoterra non si conta il volume, dopodiché dall'altra parte cos'è che costruisce uno? Costruisce sottoterra, dopodiché da noi costruire sottoterra, certo, è demenziale, perché vuol dire quando ti va bene e la pompa e la batteria e non funziona e si è intasato il tombino, la valvola e non ritorna. Sempre dramma. Diciamo per fregare un po' la legge. Perché non si è ragionato, certo, in modo corretto. Telefonato, poi vado da Enoch, sentiamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, pronto. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Damiano da Monteforte d'Alpone. Prego. Niente, io sono stato alluvionato nel 2010, però vedo che anche a livello comunale tutto quanto, cioè, non si è fatto, a parte mettere un po' di terra, sistemare un po' gli argini, non si è fatto nulla. Cioè, mi dispiace vedere, perché sentire che quelle persone sono state alluvionate. Ma come Monteforte e San Bonifacio hanno scelto anche qualcuno sa lì, perché qualcuno non può parlare perché sennò ci rimette la testa. Si sceglie il male minore, perché sennò c'era la fabbrica a parte di San Bonifacio e loro hanno deciso di nascosto, perché nessuno lo dice, però è successo.
È successo, certo, che hanno tagliato una parte di Monteforte. Per fortuna abbiamo avuto i nostri danni, tutto quanto, ringraziamo tutti. Però il male minore è quello che succede lì a, a quelle persone, in quei paesi che sono stati nel Padovano. Hanno scelto quello dell'idrovia, quello che hanno, devono fare, ma hanno fatto ancora un tubo e non lo faranno. E poi rimanga collegato perché parleremo molto dell'idrovia tra poco. Grazie alla telefonata. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera. Certo. Grazie, pronto, buonasera. Pronto, mi dite, è caduta la linea. Va bene, allora Enoch, volevi intervenire. Sì, no, io poi non voglio neanche più intervenire perché non voglio portare via tempo a nessuno. Anzi, chiedo scusa al sindaco di Calcio Saluto se prima sono intervenuto, però vedete, la questione è che a me non è mai piaciuto tanto parlare, a me piace fare. Allora, visto e considerato che una volta che io ho questa regola, se qualcuno mi informa di un problema, io ci mi metto a lavorare, devo trovare le risorse, mi metto a cercare le risorse, dopodiché se non le trovo la responsabilità è mia e rispondo di quello che faccio. Allora, io scopro che dal 2001 il piano generale di interventi del consorzio di bonifica Brenta prevedeva due nuove idrovore rispetto a quelle attuali. Sono andato a vedere tutti gli incartamenti, adesso io farò delle richieste alle autorità competenti perché facciano chiarezza e mi dicano cos'è accaduto veramente, perché se non capisco cosa non ha funzionato, non riesco ad avere gli strumenti per intervenire e mettere al sicuro il mio territorio, nelle mie possibilità, capacità e poteri e funzioni, fin tanto che sono sindaco. Allora, mi è stato detto per 3 giorni e 2 notti che ho seguito e non ho mai dormito. Vi do un dato: il Comune Serrazzano ha distribuito, comprato, acquistato 415 quintali di sabbia per fare sacchetti. Ne ha distribuiti un numero che non siamo ancora in grado di quantificare, perché oltre a questi abbiamo quelli della provincia e tutti quelli che sono stati. Addirittura abbiamo dei privati che ci hanno portato la sabbia loro, in modo spontaneo, quindi non abbiamo neanche idea di quanti sacchi di sabbia abbiamo. Sicuramente potremo fare una spiaggia l'anno prossimo. Allora, il punto qual è? Mancano due idrovore, è vero, chiederò ai funzionari competenti che dovranno fare un progetto che sarà ovviamente tarato con tutto quanto previsto dalla legge, dal computo metrico, attualizzazioni alle verifiche di capacità e portata. Mi chiedono, io devo trovare le risorse, io voglio e desidero, e lo abbiamo già fatto, ho sgombrato il campo, dall'Albi non ci sono i soldi li mettiamo noi già per i 20 giorni con bilancio di previsioni metteremo dai 500.000 agli 800.000 per di contributo al consorzio di bonifica per realizzare immediatamente due idrovore che vanno sulle chiuse che diceva il dottor Veronese prima, che è un altro consorzio, su quelle chiuse che si sono aperte alle 4:20 della mattina e che hanno fatto uscire buona parte di quell'acqua che aveva invaso la mia città. Questo è patto o non patto? Noi siamo determinati, perché non possiamo fare il bacino d'invaso di tutti i comuni che ci stanno sopra. Certo, non ho la capacità in questo momento di capire se c'era una possibilità per non far arrivare tutta quell'acqua nella nostra città, perché siamo noi ad avere l'idrovore. Se fosse stata un'altra città, il problema era di un'altra città. Visto e considerato che questo era previsto e che bisogna trovare i soldi, io li trovo. E sono già pronti, perché il Comune di Serrazzano ha 1.400.000 euro di avanzo di amministrazione, di 1.400.000 ci sono, diciamo, delle obblighi a intervenire in alcune aree con alcune opere. Sicuramente noi metteremo dei 500 agli 800.000 euro per fare questi interventi immediatamente. Cosa vuol dire? Quanto tempo ero che immediatamente? Noi a febbraio con il bilancio di previsione metteremo a disposizione di quello che ci chiederà il consorzio di bonifica, se ce la faremo anche da soli, a costo di andare da soli, ma sono sicuro che la regione sarà nella partita per realizzare immediatamente queste opere, perché i soldi ci siano. Sarà il consorzio di bonifica, la regione, che deve realizzare il progetto e approvarlo, spetta a loro, è la loro competenza, lo prevede per legge, noi gli diamo i soldi in mano, loro devono fare presto. Telefona. E devono realizzarle immediatamente. Da quel momento è una responsabilità loro e non ci sono più alibi. Certo, se qualcuno ci aiuta, perché queste idrovole non servono solo a Serrazzano, servono a tutti i comuni, sarebbe bello che qualcuno venisse incontro al Comune di Serrazzano dicendo: beh, siccome serve anche a me, perché di fatto le mie acque passano anche per il mio territorio, ti aiuto.
Bene, a noi, io non mi pongo neanche questo problema, qualcuno mi aiuti. Nel senso, mi piacerebbe, spero, comune Urbano, comune di Mestrino, che anche scuola, perché le acque che arrivano sono Veggiano, Mestrino, forse qualcosa di Cervarese, Rubano, una parte di Villafranca Bassa. Bene, noi le mettiamo, subito, perché il problema lo dobbiamo risolvere immediatamente. Il resto non si interessa. È stato chiaro, sindaco, telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, sono Damiano Montaforte dal Pone. È quello che ha chiamato prima? Sì, mi è caduta la linea. Ah, prego, se vuole terminare il concetto. Ringrazio tutti lì presenti, ma mi sembra una cosa che dopo tre anni, io parlo da Montefordiano, quindi sono stato virato 1,5 metri di acqua in casa. Ma mi sembra che parliamo e parliamo, come diceva lì il professore prima, tutto quanto. Però l'unica cosa che hanno fatto a Monteforte è mettere 5 centimetri, 10 centimetri di pietra che è stabilizzatore e basta. Cioè, gli sembra possibile? Cioè, mi domando, parliamo. Qualcuno ha appena detto che i soldi ci sono. Voglio vedere chi è che comanda quello che va dietro le pompe, quello che vanno dietro i scoli, i fiumi, che prendono 16.000 euro al mese. Cioè, mi domando, come si fa a parlare in quella maniera lì, quando che ci sono delle persone che prendono soldi e fanno altre cose? Se prendono 16.000 euro al mese, chi segue le pompe l'idrovore? A parte che ormai nei consorsi di bonifica tutte le pompe sono automatizzate e decontrollate, per cui la sorveglianza non è più continua, perché è questo. Intendeva che ci sono gente che ha molti stipendi elevati dentro il consorzio. Sì, è vero, sì, no? Se mi dice, se mi dice dove, forse può accettarsi, mi vendono là. Un'altra cosa. Non giochiamo a mosca cieca, lo dica lei che è nel consorzio. Se non ci sono, non ci sono. Non ci sono, sì, no. Almeno qua in Veneto no. Ah, in Veneto non ci sono. Lo so, lo controlleremo. In Veneto non ci sono, quanto dice il dottor Veronesi. Vabbè, grazie. Buonasera, grazie. Grazie per la telefonata, ne abbiamo ancora un'altra, che ne abbiamo moltissime. Sentiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Silvano dal Bignasego. Prego, signor Silvano. Niente, un saluto a tutti i suoi ospiti. Io non ho mai avuto grosse criticità d'acqua qua dal Bignasego, a parte un po' localizzate, ma dal mio punto di vista una mancata manutenzione cinquantennale porta ai suoi risultati, e sono questi adesso. Pertanto le licenze di costruzione eccessive, giusto? Poi noi abbiamo pensato sempre a un sistema stradale, ma mai a un sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Pertanto le criticità che hanno creato le licenze con l'aumento di queste acque meteoriche, ci troviamo ogni piezo spinto una piccola alluvione un po' qua, un po' là. Certo. Vedi caso, la mancata manutenzione crea dei problemi enormi. Direi che bisognerebbe, dal mio punto di vista, amante dei corsi d'acqua, valorizzare questi corsi d'acqua anche per traffici e altre cose varie, anche se solo da diporto. Potrebbe essere un sistema di manutentare questo, con possibilità di inserire varie attività che aiutino anche a risolvere questi problemi, perché se piove tanto non lo risolve nessuno, però se creiamo dei grafici sull'acqua possiamo vedere le criticità di un argine o viceversa. La ringrazio. Grazie a lei. Allora, ne blocchiamo un attimo le telefonate, so che ce ne sono ancora molte, e andiamo a sentire cosa ha detto Zae sui bacini a Montebello, insomma quello che sta costruendo per sistemare il territorio. Poi ovviamente la parola al professor La Pausa, al professor Casi. Sentiamo. Ci tenevamo a far vedere che cos'è poi un bacino di laminazione, una cassa di espansione, che non è altro che un serbatoio artificiale che lascia spazio ovviamente ai prati quando non c'è o non ci sarà l'acqua, e quando piove ovviamente diventa un grande serbatoio che mette in sicurezza le città. Noi ne abbiamo già programmati più di una decina, alcuni sono finanziati, e quindi la prossima stagione sarà quella ovviamente dei cantieri, che sono già iniziati in alcuni casi come a Caldogno. Ci interessa ricordare che anche questo bacino, quello di Montebello, è oggetto di un ampliamento, quindi passerà da 6 milioni di metri cubi a 10 milioni di metri cubi, per un totale di 153 ettari e 53 milioni di investimento. Ieri
ho incontrato il presidente Letta, e peraltro una convocazione repentina che c'è stata, ho portato i dati della tragedia del Veneto, che è un'autentica tragedia, ricordo che ha piovuto di più del 2010, ricordo anche che a questa tragedia si somma una tragedia e una tragedia, che è quella della montagna, una montagna che in queste ore magari è dimenticata, ma che vive ovviamente i disagi e la catastrofe pari a quello che è accaduto negli allagamenti nella pianura. Ovviamente la risposta è stata quella che noi potremmo considerare un po' del cerimoniale di corte, no? Non ci sono soldi, i bilanci dello Stato li conoscete tutti e riconosciamo, però sappiamo anche che in quei bilanci ci sono 21 miliardi di euro di tasse di Veneti che ogni anno si versano, per cui per noi la partita non è chiusa. Abbiamo dato 5 giorni ai sindaci per un primo censimento dei danni, seppur spannometrico, danni ai privati e danni pubblici. Voglio ricordare che questa alluvione si caratterizza in particolar modo per i tanti danni alla viabilità, a smottamenti, frane e quant'altro, che avranno dei costi inimmaginabili nel recupero. E dopodiché, dopo questa prima contabilità, riusciremo ad avere una cifra certa. Certo è che questa alluvione è un'alluvione che ha la dimensione del 2010 per danni e per l'impatto che avrà sull'economia. Questa alluvione è caratterizzata dai danni alle infrastrutture, e le infrastrutture costano. I veneti sono un popolo eccezionale, lo sono individualmente, anche istituzionalmente e nelle associazioni, perché ha funzionato il sistema veneto. In altre zone d'Italia questa alluvione avrebbe fatto una strage, lo possiamo dire senza problemi. Abbiamo saputo coordinarci, abbiamo fatto anche tesoro degli errori fatti in passato, perché bisogna dirlo fino in fondo, non c'è un'università che ti insegna come comportarti con l'alluvione. Però è tanto vero che la squadra veneta ha funzionato, e se non ci fossero stati i nostri angeli, che sono i volontari, 2500, questi risultati non si avrebbero. Noi abbiamo realizzato dopo il 2010, quindi da partire dal 2011, 925 opere che sono visibili ed hanno dato quella sicurezza che abbiamo provato con quest'ultima alluvione. Abbiamo le casse di espansione, che sono le grandi opere idrauliche, non se ne sono mai realizzate dagli anni 30, dopo questa opera non si è più fatto nulla in Veneto. E quindi noi pensiamo a un Veneto messo in sicurezza, ci vogliono risorse. Abbiamo ancora 2 miliardi di euro di investimenti che chiediamo a Roma, perché Roma deve finanziare la sicurezza del Veneto, perché il Veneto è colui che poi paga il conto a tutti. Professor Del Paus, sento sempre belle parole io. Cosa posso dire? Speriamo. Ho detto dal bacino, poi parleremo dell'idrovia, però il bacino è una soluzione secondo lei che può dare... Ma non da solo. Cioè, qua bisogna che ci rendiamo conto, parliamo del Bacchiglione, no? Questo bacino di Caldogno di cui si parla tanto non risolverà i problemi di Vicenza, perché i problemi di Vicenza richiedono altri interventi accanto a questo. Poi se scendiamo per Padova, se noi non riduciamo le piene dell'astico, l'astico da solo è in grado di mettere sotto Padova. E poi scendiamo in giù, se noi non facciamo l'idrovia, tutta la bassa padovana e anche una parte importante della provincia di Venezia non sono messe in condizioni di sicurezza. E quindi il programma è molto, ma molto più ampio di quello che magari così per dire che si è incominciato si cita. È vero, si è incominciato, prima non si è fatto niente, però bisognerebbe che ci fosse la sistematicità. Io credo che sarebbe in un altro paese, avrebbero fatto una legge che prevede tutte le opere da fare e che indica in quali tempi, con quali soldi e così via. Una legge è molto più difficile poi da modificare che non un'intenzione. Adesso c'è il presidente Zaia che obiettivamente si impegna su queste cose, ma un domani un altro personaggio potrebbe dire che gli piacciono di più, come spesso dico, le belle rotonde, no? Ci vuole la legge, insomma. Che non abbiamo soldi, ma sapete quanto costa una rotonda? Lei le ha fatte, sappiamo. Sindaco?
Sì, ma non se ne fanno più, ma non se ne fanno più col patto di stabilità, non si fa più niente per i comuni. Quella che ci servirebbe a Battaglia costa 1.200.000 euro. Non se ne fanno più, ma non se ne fanno più, non se ne fanno più col patto di stabilità, non se ne fanno più, non si fa più niente. Abbiamo i territori bloccati. Ne avete fatte troppe. No, beh, io guardi, sono sindaco da 5 anni. Io no, io rispondo per i miei 5 anni. Forse neanche io non ne ho. Stavate dicendo sì, che insomma non bisogna demonizzare nemmeno le rotonde, perché in alcune realtà ci sono anche problemi, non esageriamo, dai. Che 5 giorni sono pochi per assolutamente 5 giorni. Noi oggi, il giorno dopo dell'esondazione, abbiamo avuto già 6 ingegneri che entrano nel territorio e cominciano a fare i conti dei danni, certo. E aiutano i cittadini a chiedere, poi fare la relazione e chiedere, sperando che poi arriverà qualcosa. Però no, non è che è così facile. Beh, 3 anni fa il sindaco Vedolini sono arrivati, giusto? I soldi per l'anno, certo, sì. Sono arrivati. Tutti. Sì, ma questa è una cosa diversa. Stiamo parlando di una calamità di fronte a un'alluvione. Lì c'era un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, qui esatto. Non c'è neanche il riconoscimento della calamità. Beh, ci deve essere un decreto che riconosce lo stato di crisi. Una volta che viene emesso il decreto, vengono anche stanziati i soldi. Lo stato di crisi è stato emesso oggi da Zaia, che non è quello del governo però. Sì, considera che anche noi 3 anni fa è stata riconosciuta la situazione dopo 4 giorni che eravamo immersi nell'acqua, perché noi ci siamo trovati l'acqua dentro le case per 4 giorni che non ne parlava nessuno. Assolutamente. Tra l'altro. Quindi siete anche preoccupati che per questo Enoch e Donaison? Assolutamente siamo preoccupati, perché gli strumenti devono essere subito a portata di mano dell'amministrazione, ma anche dei cittadini. Voglio dire una cosa, perché vorrei ringraziare, non so se posso dire nomi e cognomi. Certo, certo. C'è stato Luca Mattarello, che è il nostro compaesano, che è il papà che vive nella zona esondata e vive fuori dalla ditta Clatronic Italia, multinazionale tedesca, e Andrea Bocca di Fuoco, che è di emilione.it. Sapete cosa hanno fatto? Mi hanno chiamato, siccome siamo amici con Luca Mattarello, mi hanno detto: tutti quelli che hanno avuto l'esondazione, facciamo la rottamazione degli elettrodomestici. Pensate che idea strabiliante per un paese piccolo come il nostro, è come una manna dal cielo che arriva, no? Mettete fuori tutte le lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga e tutti quelli che sono gli elettrodomestici di una cucina, anche se a fatica anche quelli a incasso, e mi hanno detto: oggi pomeriggio abbiamo cominciato a fare la prima raccolta e questi bisogna baciarli. Sì, ma non ho capito, vengono a ritirarli, poi danno quelli nuovi. Esatto. Gratuitamente. Sì, solo rottamazione si chiama, no? In termine tecnico, no? Io ti do il vecchio pezzo, tu mi dai il pezzo nuovo. Non stiamo a vedere la marca, il coeso, quella, però ti danno una nuova lavastoviglie, ti danno una nuova lavatrice. Quindi oggi abbiamo fatto veramente un processo sociale, no? Fatto dal basso, cioè non è intervenuto nessuno, non è intervenuta un'amministrazione pubblica che dice: ti do 500.000 euro e li spendi, no? Il cittadino che si dà una mano all'interno di un paese. Certo. Allora andiamo in pubblicità, poi andiamo al professor Casi, iniziamo a parlare dell'idrovia e anche ovviamente delle altre cose, come diceva il professor Da Paus, che servono per mettere in sicurezza il territorio, oltre ai bacini, come prima citato dal Presidente della Regione. Ma voi rimanete con noi tra pochissimo.